Oggi vedremo la preparazione della pasta fresca di semola di grano duro. Vediamo cosa ci occorre per preparare circa 600 g di impasto. 400 g di semola di grano duro, 200 g di acqua calda, 6 g di sale. Quindi la prima cosa da fare è disporre la farina a fontana. Aggiungiamo il sale. Cominciamo a versare al centro l'acqua. La mettiamo un po' per volta e la incorporiamo con l'aiuto di una forchetta. A questo punto possiamo cominciare ad impastare. Continuiamo a impastare con le mani. Incorporiamo bene tutta la farina e impastiamo energicamente. Ricordiamoci che l'acqua deve essere calda perché serve per reidratare meglio l'amido. Continuiamo a lavorare energicamente l'impasto per almeno una decina di minuti, allargandolo e ripiegandolo su se stesso più volte. Una volta che avremo ottenuto un impasto liscio e compatto, lo lasceremo riposare coperto con pellicola, almeno 30 minuti prima di lavorarlo. Il riposo serve per far perdere l'elasticità dovuta alla lavorazione. Una volta che l'impasto ha riposato, possiamo creare diversi formati. Per l'orecchietto, dopo aver formato dei bastoncini, tagliamo un pezzetto di impasto, lo trasciniamo con un coltello sulla spianatoia, lo giriamo sul pollice per dare la forma. Per ottenere i cavatelli si procede allo stesso modo dell'orecchietta, si tagliano dei piccoli pezzetti sempre da un bastoncino, si schiaccia con le dita, si trascina sempre sulla spianatoia. Per creare degli gnocchetti sardi facciamo sempre il solito bastoncino, lo tagliamo a tocchetti, poi con l'aiuto di un attrezzino come questo per rigare gli gnocchi trasciniamo sempre la pasta e formiamo le teglie. Per ottenere un formato tipo trofietta dobbiamo ottenere sempre dei bastoncini, in questo caso più piccoli, che andranno poi tagliati. In seguito gli si dà la forma trascinando sulla spianatoia le dita, quindi in avanti, ancora in avanti, fino ad avere questa forma. Un altro metodo invece è quello di trascinare il bastoncino con la mano e tornare sempre indietro. Stendendo la pasta col mattarello possiamo ottenere ulteriori formati. Tagliando la sfoglia ottenuta in strisce piuttosto larghe possiamo ottenere le lagane oppure gli strozzapreti. Le lagane vanno bene così, basta cospargerle con un po' di semola per non farle attaccare. Quindi formiamo un nido e mettiamo da parte. Invece per gli strozzapreti basta prendere le strisce di impasto tra le mani, arrotolarle e tagliarle di circa 10 cm. Altro formato che possiamo ottenere dai bastoncini sono i fusilli col ferro. Quindi si avvolge il pezzo di pasta intorno a un ferro da maglia e si estrae. Con l'ausilio del mattarello rigato come questo possiamo ottenere un altro formato. Quindi cospargiamo una striscia di pasta con abbondante semola e andiamo a tagliare col mattarello. Quindi stacchiamo la pasta, che possiamo usare sia così che per fare degli strozzapreti. Come abbiamo visto, i formati che si possono ottenere da questo impasto sono diversi e variano di regione in regione, come vari sono gli utensili con i quali sono preparati, che solitamente sono legati alle tradizioni locali. Da Sonia un saluto, vi aspetto alla prossima ricetta.